Matrasso, là, dovremmo passare. Quante campate sono? 4, 5 campate, no, dovremmo passare 5 a sinistra. 5 campate, dobbiamo tenerne una a destra e tre a sinistra. Andiamo bene, ci siamo quasi. Sì. Il ponte di Patrasso, il ponte che ci porterà, beh, a Delfi finalmente l'oracolo, ad Atene, a Micene e vai. In località Rio, nella parte orientale di Patrasso, mette in comunicazione le due sponde del Golfo di Corinto, qui in Acaia, nel Peloponneso. È recentissimo, è stato ultimato nel 2004 ed è lungo quasi 3 km ed è praticamente il ponte più lungo del mondo nel suo genere. Strallato, con questi strani tiranti. E l'altezza dell'albero? Non lo sappiamo bene, stiamo guardando il libretto. Però non c'è problema, tanto il ponte è alto 45 metri. Vabbè, 45 metri, ma noi quanto siamo alti? Noi, c'è chi dice 22 e io penso invece 27. No, poi c'è qualche centimetro in più, perché c'è anche un piccolo Buddha che ho messo quando partimmo. Sì. E l'abbiamo incollato là e guarda avanti, il ponte sta dicendo... abbiamo messo un Buddha su e 500 lire giù, sotto. Il motivo scientifico, proprio detto dagli ingegneri, è perché non si sa mai. Il Buddha che ci hanno regalato al Varo di Adriatica gli amici di Barca Pulita, che avevano già fatto il giro del mondo. Aspettate a montare l'albero. Ce l'hanno detto quelli di Barca Pulita, ma hanno detto che bisogna metterlo in testa d'albero perché lui da sopra ci protegge. Allora la mettiamo proprio al centro, così. Ho messo 500 lire scaramantiche sotto l'albero. E dopo un intero giro del mondo siamo qua, in Grecia, alle prese col ponte di Patrasso. Questo è il ponte di Patrasso, è definito uno dei ponti con le arcate più distanti tra loro nel mondo. Ha una serie di tiranti incredibili e noi vi passeremo sotto molto facilmente senza che esso si apra. Ed è usanza a chiamarli prima di passare e loro ci assegneranno sotto quale arcata passare. Anche nell'antichità Patrasso era un centro importantissimo, collegato alla civiltà micenea. Non a caso il ponte di Rion Antirion è chiamato Ponte di Poseidone. Certo che le montagne segnavano il passaggio, no? Del punto più stretto nel quale appunto è stato fatto il ponte. Ecco, là è Patrasso, più avanti c'è Lepanto. Lepanto, il luogo conosciuto per la famosa battaglia fra veneziani, papalini e i turchi. Vinsero i veneziani, ma per una cosa molto particolare che successe. Perché i turchi accettarono di combattere qui e fu uno sbaglio, dovevano combattere in pieno mare. Come aveva detto Uçelim Paşa, uno strano personaggio rapito da bambino dai turchi e diventato poi, in seguito proprio a questo, ammiraglio delle flotte turche. Ma era calabrese. Eccoci, ci siamo! Quando si passa sotto un ponte, anche se altissimo, l'effetto della cima dell'albero che rischia di toccare è assicurato. Stiamo passando sotto il ponte di Patrasso. Il ponte che unisce le due sponde della Grecia sul canale di Corinto. Passare un ponte è sempre una cosa incredibile perché la prospettiva ti fa sempre sembrare che stai per toccare, stai per rompere tutto. Adesso che abbiamo passato il ponte ci rilassiamo e tutti vogliono fare un bagnetto. Ma la costa non è edificante, anzi è molto edificata. Ci sono 20 metri senza case? Sì, ci sono. Ci fermiamo lì? No, dai, meglio proseguire verso... Lepanto. Stiamo per arrivare a Lepanto. Qui le spiagge fanno un pochino vomitare, ma l'acqua è stupenda. Eccoci a Lepanto, finalmente! Siamo davanti a Lepanto,
la città che fu fortificata dai veneziani e fu mantenuta in questo modo anche dagli ottomani dopo che la conquistarono. È fortificata in modo imprendibile, ci sono varie ordini di mura e là sopra un castello. Qua davanti si svolse la battaglia, la famosa battaglia di Lepanto. Ma come fu la storia? Qui si trattava di completare uno scontro che fu epocale e che è rimasto fra le battaglie più importanti della storia. Da questa sconfitta l'impero ottomano incomincia a decadere, nel 600 arriveranno i fucili, l'impero ottomano non saprà far fronte a questa novità e quindi comincerà a perdere i possedimenti che aveva proprio in questa zona, che poi diventa la Grecia moderna. E l'ammiraglio della flotta veneziana era il famoso Andrea Doria, che rimarrà proprio nella storia. La battaglia avvenne qui davanti per un errore del Barbarossa, che sottovalutò la forza dei veneziani e condusse la battaglia in modo sbagliato, probabilmente troppo lontano da quella che poteva essere la roccaforte che li avrebbe invece difesi. E ci fu una carneficina. Il mare si riempì di cadaveri e di sangue e da questo momento in poi si può dire che incominciò la decadenza dell'impero ottomano. Sbarchiamo tra i due torrioni nel piccolo porto riparatissimo. Ecco Zoe, dove stiamo andando adesso? Lepanto. Qui c'è da imparare la storia, Zoe. Qui praticamente si consuma la fine dell'impero ottomano. Sai, in fondo stiamo parlando della nostra storia che è ancora attuale, perché ancora il blocco è fra l'Occidente e l'Oriente in questo senso, il Medio Oriente, no, se vuoi, vero? Sì. Andiamo a vedere. Mi sento Uçerli Pascià, mi sento il Barbarossa, mi sento Andrea Doria. Qui, con la statua di Zorba il Greco, è festeggiata l'indipendenza greca ottenuta nel 1822 dall'occupazione ottomana. 1798-1821, dopo Napoleone, la Grecia finalmente cerca l'indipendenza, cerca una sua identità. Era difesa da una serie di 5 mura successive e era difesa anche da una serie di cannoni che davano proprio sul mare e che quindi rendevano questo posto assolutamente imprendibile. L'Acea Adriatica nessuno la deve bombardare. Dai, prendi un taxi, vieni subito sulla cima della collina fortificata. Io sono già qui. Sto arrivando! Sono sul taxi di Zorba il Greco, con la musica a tutto volume. È bello però pagare la stessa moneta, eh? È buono o no? Euro. It's good for you. Calispera. Entriamo nel primo torrione di sopra, quello dal quale si vede il canale. Un ottimo strategico punto di osservazione. Si è preparato sulla storia del forte, ma io ho già trovato ciò che sospettavo ci fosse, ma che solo ora ho la conferma che c'è. Appena arrivata ho visto una cosa che ci può fare pensare. A te ti ha fatto pensare qualcosa? Sto pensando da ore e ore. Ah, ecco, e ti è venuto in mente qualcosa? Però ho letto i cartelli. Bene. Per cui so la storia. Del luogo si comincia a sapere qualcosa nel 300 d.C. perché un gruppo di religiosi va a un sinodo. Poi, secondo loro, il castello lo cominciano a costruire nel 600 d.C. Mm-hmm. Ma quale 600 d.C.? Per me è precedente! E qui c'è ben altro, guarda! Quando saremo a Micene, che cosa vedremo? Ah,
Ah, le mura. Le mura poligonali. Al fondo di questa fortezza, che cosa c'è? Ci sono delle mura che hanno tutto l'aspetto di essere mura più antiche, poligonali. Guarda, qua guarda queste. Vedono, guarda, queste si queste. Vede benissimo. Guarda il taglio di questo, questo stesso masso dove sono sopra, è un masso intero. Questo, guarda, queste sono mura poligonali, ciclopiche, ed è la struttura portante di base. Guarda se non sembra di essere... Lucine. Esatto. E se vogliamo, dov'è che le hai viste ancora? A Sacsayhuamán. Esatto. Peru. Infatti a Cusco, la fortezza Tempio di Sacsayhuamán sembra la madre di tutte le mura poligonali che possiamo trovare nel Mediterraneo. Sono enormi blocchi che hanno indubbiamente una funzione antisismica. Non sono mai crollati, mentre le costruzioni dei conquistadores crollavano miseramente a causa dei continui terremoti. Le chiamano mura inca, ma non si sa veramente quando sono state erette, così come non si riesce a dare una datazione esatta di quelle del Mediterraneo. Ma chi erano i costruttori di questi colossi? Gli abili e potenti giganti dai quali prendono il nome le mura ciclopiche, appunto? O i famosi pelasgi? Si diceva solo i ciclopi possono fare questo, quindi solo ci sono stati dei giganti, un'era dei giganti poteva essere concepita una costruzione di questo tipo. Come sono? Più grandi del solito. Sono più grandi del solito, certo, sono diversi, sono, guarda anche una struttura così messa in questo modo. Sono assolutamente antisismiche, quindi fatte da probabilmente anche una popolazione che aveva un'abilità particolare come quelle del Perù. Avevano proprio queste conoscenze. Esatto, vedi questo, guarda questo taglio qua. Degli incastri, come nelle mura che ho visto nell'antico Tempio del Sole, poi diventata la chiesa di San Domenico a Cusco. È veramente un muro megalitico come quelli che ho visto in Perù, come quelli che ho visto, vedremo a Micene, come quelli che si vedono un po' in certi punti strategici del Mediterraneo. E questo è sicuramente l'Epato, un punto strategico del Mediterraneo e in questo caso del Canale di Corinto, che controlla l'entrata, l'uscita e l'arrivo, diciamo, alla Turchia, anche via terra, anche quando non c'era il canale. Conoscere il taglio, diciamo, e l'Adriatico e tutta la parte ionica. La mia ipotesi è che i Pelasgi siano stati i fondatori delle civiltà delle grandi mura. E il mistero è da dove provenivano, visto che mura concepite nello stesso modo di queste, ma molto più possenti, si trovano al di là dell'Oceano Atlantico. Che ci sia un collegamento tra le due civiltà? Queste mura ci fanno venire il sospetto che sia possibile e questo cambierebbe la storia così come la conosciamo. Sono domande che troveranno una risposta seguendo la rotta dei popoli del mare.